I luoghi e il rapporto fra noi e loro hanno a che fare con quell'imponderabile che qualcuno chiama anima, altri forse inconscio. Con le cosmogonie che ci abitano, le costellazioni che ci popolano, le mitologie che ci nutrono, ci raccontano la nostra storia, anche se non la capiamo. Mi piace la Siria, l'Egitto, il Medio Oriente. Sono affascinata da Istanbul, attratta da Genova. Mi sento a mio agio a Parigi. Detesto Roma, anche se ormai le sono legata come si è legati a un vecchio coniuge dopo averlo sopportato per anni. Ebbene, andrò incontro all'indifferente Trieste. Cosa avrà da dirmi? Già mi vedo là, sulle tracce di una me stessa molto più giovane, con i capelli corti e i jeans, mentre scendo la strada che dal castello di Massimiliano e Carlotta porta verso il lungomare. Immersa nelle mie fantasie, cerco di dar vita dentro di me alla bella principessa venuta dal Belgio. Una donna inquieta al punto di concepire un giardino tropicale in una terra battuta da venti gelidi, con piante mai viste da quelle parti, e spingere l'amato sposo in un'impresa strampalata e sanguinaria, in un continente lontano, iniziata con un letto pieno di cimici in una reggia semiabbandonata e culminata in tragedia, con l'esecuzione di lui e la pazzia di lei. Perché nel frattempo, rispetto a quella prima volta in cui fui invitata, mi sono informata un po' meglio sulla loro storia e sull'ubicazione del castello. Me la immagino, Carlotta, mezza straniera già a Trieste, orgogliosa e spaesata, sottoposta a questa luce cruda e intensa, al vento, alla distanza. Ho sempre amato le regine, le principesse, le imperatrici, purché infelici, possibilmente. Carlotta del Belgio, diventata col matrimonio arciduchessa d'Austria e cognata della leggendaria Sissi, nonché in seguito imperatrice del Messico, insieme al marito ideatrice del castello di Miramar, un sogno romantico in arenaria, un Eden azzurro, verde e bianco, abbarbicato alla punta di un promontorio carsico sul mare che guarda Trieste. Potrebbe essere la protagonista di questo mio nuovo tentativo di raccontare la città. Attraverso di lei potrei descrivere il senso di estraneità che mi ha sempre trasmesso. Ma ne sono proprio sicura. E soprattutto voglio farlo. Presentazione del premio letterario del Friuli Venezia Giulia, premio che intende promuovere appunto la nostra regione attraverso la descrizione, talvolta anche poetica, dei luoghi che caratterizzano appunto il nostro paesaggio, il nostro territorio, e consentendo anche così a chi vive in Friuli Venezia Giulia sia di conoscere meglio la propria terra, ma anche, perché no, di evadere per un attimo nel fantastico incanto dell'impossibile, grazie alla magia della letteratura. Quest'anno il luogo prescelto per essere descritto è Trieste, e il premio a Mariolina Venezia è meritato, è certamente meritato, perché è un racconto, quello che ha vinto il premio, che rappresenta perfettamente quell'anima mosaico di Trieste e rappresenta allo stesso modo la sua storia, scritta da un confine che non è mai uguale. E il confine, tra l'altro, è anche il tema che, a mio avviso, deve caratterizzare la visione per la cultura
futura della nostra regione. Eravamo per tanti anni il presidio armato del confine orientale. Ora questo confine non significa più, come un tempo, solo ed esclusivamente fine di qualcosa e quindi un ostacolo, ma rappresenta una nuova opportunità. E in effetti capita alle volte che ci siano dei termini che col tempo cambiano il loro significato originario. E allora è bello che la nostra regione di confine si concentri ad esplorare una cultura di frontiera, come Mariolina Venezia sa fare con questo libro, che mi auguro avrete occasione di leggere e di apprezzare anche per chi abita da sempre questa favolosa città che è Trieste, sappia comunque apprezzare dei lati che fino a quel momento erano rimasti sconosciuti. Non si finisce mai di scoprire qualche angolo del proprio territorio, per quanto lo si viva quotidianamente, per quanto lo si apprezzi e lo si ami. Ecco, con questo spirito di scoperta vi invito a apprezzare alcune angolature differenti dell'anima di Trieste. Mariolina Venezia è abituata a lavorare con le immagini. Nella sua prosa, che può essere assertiva o sfumata, si è immersi sensorialmente in una situazione e in un luogo, raccontati con una verità che non impaurisce davanti alle cose semplici. In Ritorni, il libro che ha dedicato a Trieste, scrive: per una di quelle scelte fatte a priori, una specie di partito preso, ci ho sempre tenuto a mantenere un'onestà di fondo nelle cose che scrivo, o forse non potevo fare altrimenti, essendo fin da piccola, giusto o sbagliato che sia, incapace di dire bugie. Per questa sua capacità di scrivere per immagini, ma anche per l'onestà di fondo che la spinge a raccontare la realtà per ciò che è, senza bugie, Mariolina Venezia divide la sua vita in due professioni comunicanti, ma distinte: quella della romanziera, quindi la via della letteratura, e quella della sceneggiatrice, quindi la via della televisione e del cinema. È con questo sguardo, coltivato fin da bambina attraverso le storie raccontate dalla nonna, che ha visitato e descritto la città di Trieste. Mi sono formata con la sceneggiatura, ma anche con la letteratura. E diciamo che ormai è un po' difficile dire nella mia esperienza se viene prima l'una o prima l'altra. In realtà invece viene prima la letteratura, per il semplice fatto che quando ero bambina e ho iniziato ad avere questa grande passione per i libri, per la lettura, neanche sapevo che esistesse una cosa che si chiama sceneggiatura. E quindi ho iniziato da piccola a scrivere, anzi ho iniziato prima di tutto ad ascoltare i racconti di mia nonna che mi piacevano tantissimo. Per questo ho imparato a leggere molto presto, perché così ho potuto leggere da sola quelle storie che mia nonna a un certo punto non mi voleva più raccontare perché io ero insaziabile di queste storie. E poi ho iniziato anche a scrivere perché mi piaceva talmente tanto questo oggetto che era il racconto che non solo volevo leggerli e ascoltarli, ma a quel punto volevo anche farne io di nuovi. E quindi ho iniziato a scrivere molto presto. Il primo racconto l'ho scritto quando avevo 6 anni e ho partecipato, volevo partecipare a un concorso per bambini, però non l'ho terminato e quindi quella volta non ho partecipato. E poi, insomma, questa passione per la scrittura mi ha seguita per tutta la vita e a un certo punto, quando sono stata in Francia, ho iniziato a pubblicare dei libri di poesia e mi sono resa conto abbastanza presto che non avrei certo potuto vivere con la poesia e quindi ho cominciato a pensare che sarebbe stato utile avere un lavoro che mi permettesse di guadagnarmi da vivere, che però avesse a che fare con la scrittura.
e ho identificato questo lavoro nella scrittura di sceneggiature. Anche perché le poesie che scrivevo e comunque le cose che scrivevo erano molto visive e quindi mi avevano detto tu dovresti scrivere per il cinema. Quindi il fatto di essere visiva non deriva dal fatto che ho studiato sceneggiatura e faccio sceneggiature, ma al contrario faccio sceneggiature perché il mio modo di raccontare è spontaneamente attraverso le immagini. E quindi ho poi studiato sceneggiatura e ho iniziato a fare la sceneggiatrice. Durante questo periodo in cui lavoravo facendo la sceneggiatrice, soprattutto per la televisione, poi ho scritto un romanzo e quindi da lì è iniziata anche la mia vicenda letteraria. E oggi sono sempre a cavallo fra queste due cose, a volte in maniera felice. A volte in maniera invece contrastata, perché quando ho vinto il premio Campiello, per esempio, c'è stata tutta una polemica in cui prima Fruttero, che era arrivato ultimo, e poi tutta una serie di critici, senza aver letto il libro e vantandosene, dicevano: noi non abbiamo letto il libro, però ha vinto una sceneggiatrice, quindi vuol dire che la letteratura italiana ormai è veramente decaduta. Viceversa, quando poi si è fatta una serie dai miei romanzi che hanno come protagonista Imma Tataranni, tutti hanno cominciato a dirmi: ma tu non puoi fare le sceneggiature perché sei una scrittrice. Ma io ho lavorato 20 anni come sceneggiatrice. No, tu sei una scrittrice e quindi non puoi fare le sceneggiature. Insomma, queste due cose, però in realtà, per quanto mi riguarda, sono due cose che convivono molto bene. Perché sono la scrittura letteraria e la scrittura per il cinema o la televisione sono simili da una parte, diversa dall'altra, e quindi mi permettono di dare forma a delle cose che ho dentro in maniera diversa. Dalla fascinazione dei racconti ascoltati da bambina, Mariolina Venezia ottiene il successo con Mille anni che sto qui, vincitore del premio Campiello, e con la serie di romanzi dedicati al sostituto procuratore Imma Tataranni. A testimoniare ancora una volta quanto i luoghi la ispirino, al centro di entrambe le narrazioni c'è un luogo dell'anima, la Basilicata. In Ritorni scrive: i luoghi ti curano, ti ossessionano, ti chiamano, oppure ti voltano le spalle, chiudendosi nel mutismo e lasciandoti sperduto. I luoghi e il rapporto fra noi e loro hanno a che fare con quell'imponderabile che qualcuno chiama anima. Mille anni che sto qui, diciamo, ho dato vita a quell'universo che mia nonna sapeva così bene suscitare e l'ho messo sulla carta, adesso è lì e non evapora più perché questi racconti orali adesso non li conosce più nessuno, quindi si sono persi. È stato un modo anche di mantenere in vita quella cultura che stava scomparendo. Imma Tataranni è una conseguenza di Mille anni che sto qui, perché Mille anni che sto qui inizia nel 1861 con l'Unità d'Italia e finisce nel 1989 con la caduta del muro di Berlino. Avevo voglia di continuare a raccontare la Basilicata, non perché io sia nostalgica della Basilicata o io vengo di lì e quindi sia particolarmente legata a questa regione, sì, anche, ma il motivo per cui mi piace raccontare della Basilicata è che è una terra piena di contrasti e in questi contrasti si legge una storia, che è la storia di tutta l'Italia. E quindi raccontare delle vicende della Basilicata e della gente che ci abita è un modo di raccontare delle storie universali. Volevo raccontare l'impatto della globalizzazione su questo territorio così arcaico e ho cercato una forma per raccontarla. Inizialmente avevo pensato anche di proseguire la saga familiare di Mille anni che sto qui, ma la forma della saga non era così adatta per raccontare gli anni recenti.
Quando a un certo punto è venuto fuori il personaggio di Imma Tataranni, che mi è stato ispirato da una persona realmente esistente, ho capito che un'indagine, un personaggio che indagava, che avesse però delle caratteristiche così di donna rocciosa e forte come la Basilicata, perché Imma Tataranni è una sorta di metafora della Basilicata. Quindi questa donna che indaga, che si aggira per la regione, evocandone le storie, i personaggi, i luoghi, mi sembrava adatta per continuare quel racconto che avevo iniziato con Mille anni che sto qui, anche se in maniera apparentemente molto diversa. Con Trieste, Mariolina Venezia ha un rapporto contrastato. Tanti anni fa era stata chiamata per raccontarla e di quell'esperienza scrive: «Ricordavo il senso di spaesamento provato da tutti noi in quella città nordica, squadrata, ventosa, dalle grandi strade dove ci sentivamo persi e ci perdevamo in continuazione. È quindi indecisa se accettare questa nuova offerta di avvicinarsi alla città, ma decide di non rinunciare alla chiamata, alla coincidenza, perché ha imparato che alle chiamate, alle coincidenze si risponde. Vuole cercare la somiglianza, qualcosa che risuona, e lasciarsi trasportare dal vento. La città di Trieste diventa così una forma di ritorno su se stessa, al proprio passato». Sono stata sorpresa e anche un po' lusingata quando ho ricevuto questo invito, che poi inizialmente non è nato come un invito, è nato come un premio. L'addetto stampa di Einaudi mi ha chiamata dicendo che avevo vinto un premio. Dico: ah, che bello, però devi scrivere un racconto sul Friuli Venezia Giulia, lungo anche, un racconto di 20 pagine, insomma è un racconto abbastanza lungo, abbastanza impegnativo. Allora, diciamo, sono entrata in un piccolo conflitto con me stessa, perché non conosco purtroppo il Friuli Venezia Giulia, stavo per fare un viaggio di presentazioni quando è scoppiato il Covid e quindi questo viaggio è stato annullato. L'unica città del Friuli Venezia Giulia che conosco è Trieste, e la cosa incredibile è che sono stata a Trieste, questa è la terza volta che ci vengo, ero stata due volte in passato, una con i miei genitori quando avevo circa 20 anni e un'altra una decina di anni dopo, quando sono stata invitata a raccontare Trieste. Ed è una cosa abbastanza particolare, perché all'epoca avevo pubblicato solo un racconto in un'antologia, però invece venni invitata in questa iniziativa che si chiamava Raccontare Trieste, e in quel racconto scrissi di questa mia incapacità di aderire totalmente a questa città così letteraria, così amata da tanti, perché chiunque sente la parola Trieste, ah, Trieste è meravigliosa, è bellissima. Invece io ho con Trieste, diciamo, un rapporto un po' più strano, no, assolutamente non conflittuale, ma di qualcosa che non capisco completamente, di qualcosa che mi sfugge. E inizialmente quindi mi sono chiesta se accettare o meno questo invito, finalmente l'ho presa come una sfida quasi e l'ho accettato. L'ho accettato, sono venuta a Trieste e ho iniziato a pensare a questo racconto per sperimentare nuovamente il mio rapporto con questa città. E sono stati due giorni molto intensi, perché è una città appunto piena di contrasti, piena di vento. Per me questa è stata un'esperienza molto particolare, perché mi era capitato solo un'altra volta a Creta di vedere un vento così forte. Sinceramente a me piacciono tutti i fenomeni estremi, e quindi questo vento che ti butta a terra, che non ti fa capire più niente perché è gelido, che ti fa affrettare il passo, insomma è stata un'esperienza molto profonda, questo vento unito alla luce di Trieste. Incalzata dalla bora in aumento, mi rifugio nella cattedrale di San Giusto, edificata sul luogo dove nell'antichità sorgeva il tempio dedicato alla triade capitolina, i cui lastroni si possono ancora vedere dietro una vetrata.
Aggirandomi fra le pietre severe delle pareti e i mosaici che parlano d'Oriente, realizzati tessera dopo tessera dalle meravigliose maestranze venute da Venezia e da Costantinopoli, mi ritrovo a tu per tu col teschio di San Servolo. Sarà un antico monaco bizantino o uno dei sette nani? Mi passa per la testa a tradimento. Ho preso troppo freddo. Nell'altra navata scopro una pietà come non ne ho mai viste. Una Madonna grassoccia e placida che alza in alto i palmi delle mani in segno di resa o forse di saluto, sbirciando con la coda dell'occhio il corpo del figliolo steso sulle sue ginocchia, rigido come un baccalà, totalmente privo di quella sensualità che in genere trasudano i Cristi deposti dalla croce. Ogni viaggio, non posso fare a meno di constatare, io che in un mio libro ho immaginato una lettera di motivazioni obbligatoria per chiunque voglia spostarsi da casa sua, riserva delle sorprese. Di pietà ne ho viste tante, ma una così, chi se la sarebbe aspettata? La Bora Nera, la Pietà Grassoccia di San Giusto, i Cosacchi, Winckelmann, la Risiera San Sabba, la Principessa Sissi e Maria Teresa d'Austria, Carlotta, il Caffè degli Specchi, gli antichi postriboli, i letterati, la Darsena, il cioccolato in tazza. Trieste è una città di storie che, come scrive Mariolina Venezia, ti si svela per un attimo solo quando ti volti indietro, come la vita che poi torni a non capirla. E di queste storie la scrittrice è rimasta affascinata e sono state la chiave per cercare di cogliere un senso che sempre continua a sfuggire. Mi sono chiesta inizialmente se quale storia avrei potuto raccontare su Trieste. In realtà un altro dei paradossi con cui mi sono incontrata e scontrata nell'accettare questa sfida è che Trieste è talmente piena di storie che non si sa da che parte iniziare. Si possono raccontare miliardi di storie, dovunque ti giri ci sono delle storie che vengono raccontate. Quindi in realtà io ho scelto di non raccontare una storia in particolare, ma di raccontare questo mio strano rapporto con questa città che per ben due volte mi ha chiamata per essere raccontata, nonostante io resistessi e lei resiste a me. Quindi ho parlato della Risiera di San Sabba, ho parlato di Illy, l'imprenditore del caffè, ho parlato di Carlotta e Massimiliano che io conoscevo attraverso Sotto il Vulcano, e ho parlato di Winckelmann che qui è stato assassinato, un'altra storia pazzesca, e del museo che gli è dedicato. Sono andata nella chiesa di San Giusto, anche quella mi ha molto ispirata, perché a un certo punto in questa chiesa di San Giusto ho visto una pietà che non ho mai visto in nessuna. Io sono abbastanza attratta dalla pietà della Madonna con il figlio morto in braccio, di solito sono delle statue molto sensuali, è molto strano il rapporto che c'è fra la Madonna e il Cristo deposto dalla croce. In mille anni che sto qui racconto di questa bambina che si innamora del Cristo deposto dalla croce perché è molto sensuale. Invece questa Madonna, questa pietà, è una signora grassoccia, quasi sorridente, che alza le mani un po' così, con questo figlio invece rigido sulle gambe. Insomma, mi ha molto colpita questa pietà perché è completamente diversa da tutte le altre pietà che ho mai visto, anche è diverso il rapporto fra questa donna e il figlio deposto dalla croce. Insomma, a volte nelle città, quando si va in giro, ecco, questa è la mia filosofia, è importante perdersi, darsi un obiettivo e mancarlo per trovare quello che ci sorprende, quello che non ci saremmo mai aspettati.
Mariolina Venezia viene colpita dalla particolare luce di Trieste, una luce abbagliante che mette a nudo le cose, enfatizza gli spigoli, sottolinea i contrasti, lasciandoti inerme come un fuggitivo nel cono di una torcia che lo punta. Mi sono chiesta, ma perché devo andare a Trieste per raccontarla? Perché ormai oggi per raccontare una città si potrebbe stare tranquillamente a casa e usare tutto quello che internet mette a nostra disposizione, da Google Maps che ci permette di camminare nelle strade, alle migliaia di filmati che raccontano ogni punto, ogni luogo. Quindi in realtà è quasi superfluo visitare i luoghi. Eppure è sempre necessario invece andare di persona a fare dei sopralluoghi quasi, io lo faccio sempre quando scrivo, perché c'è sempre qualcosa che non verrà mai restituito da quello che si legge o si vede, per esempio gli odori, i suoni. In questo caso l'esperienza più forte che ho avuto di Trieste è stata la luce, e questa luce mi è sembrata un po' la chiave del mistero che rappresenta per me questa città, perché è una luce talmente nitida, talmente cruda, fa emergere la nuda verità, e la nuda verità è qualcosa che è sempre difficile da guardare. Quindi espone le cose, ma nello stesso tempo le nasconde, perché le espone talmente tanto che diventano indecifrabili. Alla fine del racconto, dopo averne esplorato le strade, essersi lasciata andare alla luce scrutatrice e al turbine del vento, dopo aver ascoltato le storie dei tassisti e letto le ferite che la grande storia ha lasciato, Mariolina Venezia riflette sul fatto che in ogni amore ha cercato un altro amore, in ogni città, sull'altra sponda invisibile, la sua patria vera. Trieste diventa quindi la città che l'ha richiamata alla letteratura, dopo tanto tempo passato con le sceneggiature, e del ritorno a spirale sui passi della sua stessa vita. In questi giorni mi sono aggirata per le strade della città facendomi cullare da questi pensieri, e per me è stata un'esperienza molto bella perché mi ha riavvicinata all'esperienza della scrittura, perché negli ultimi anni ho lavorato molto per la televisione, dove è una scrittura appunto completamente asservita all'industria, una sfida anche questa interessante, però invece immergermi nella scrittura di per sé. Una scrittura che per me viene sempre alimentata dal rapporto con i luoghi è stato un ritorno. Tornare in una città ogni volta a distanza di 20 anni, io tornando ho ritrovato la me stessa di allora, e quindi è un modo, insomma, è anche questo simbolo della spirale, che è una cosa che mi sta molto a cuore. In 1000 anni che sto qui, io concludo proprio con questa immagine della spirale, cioè il ritorno al passato che ti proietta nel futuro. E questa immagine è ritornata anche nel racconto su Trieste, perché attraverso questo racconto, questo ritorno al passato di Trieste, al passato quando io sono tornata a Trieste, ho rivisto alcune cose di me stessa in quel luogo, questo mi ha permesso di proiettarmi nel futuro. Quindi i luoghi sono una specie di specchio per noi. Si parte. Mentre ci stiamo allontanando, la città dispiega finalmente la sua discordante sinfonia, fatta di pezzi che non coincidono, di sensi che si creano inaspettatamente da accostamenti incongrui, da improvvise armonie tagliate e interrotte, che ne compongono di nuove. Ed ecco che si accavallano la Bora Nera, la Pietà Grassoccia, i Mussoli, i Cosacchi, Winckelmann, la fabbrica di cioccolato che poi era una fabbrica di morte, la principessa Sissi e Maria Teresa d'Austria, Carlotta, il caffè degli specchi, gli antichi postriboli, i letterati, la darsena, il cioccolato in tazza.
unica, irritante, imprevedibile, ripiegata a rimuginare sui misfatti del passato mentre la storia la spinge irreparabilmente verso l'avvenire. Trieste ti si svela per un attimo solo quando ti volti indietro. Come la vita, che poi torni a non capirla. Ci allontaniamo sulla costa, fiancheggiando il lungomare dove, a breve, ai primi raggi di sole più tiepidi, i triestini torneranno a sdraiarsi dove capita, come loro consuetudine, a quanto mi ha raccontato più d'uno, occupando con gli asciugamani ogni spazio libero per poter sfoggiare anche quest'anno un'aria sana e un'abbronzatura impeccabile. Oltrepassiamo il castello di Miramar, di guardia sul suo promontorio, e proseguiamo lasciandoci tutto alle spalle. In ogni amore, mi lascio andare a pensare scrutando l'orizzonte, ho cercato un altro amore. In ogni città, sull'altra sponda invisibile, la mia patria vera. Perché il tempo è una spirale, non è certo da oggi che me ne sono accorta. E mentre i suoi cerchi diventano sempre più grandi, ogni cosa, un po' alla volta, finisce col trovare la sua giusta collocazione. A Trieste ci tornerò di nuovo. Prima o poi.